perfetto. Microfono, vai pure, così ti mettono e ti preparano per svolgere al meglio le prove. Ok, avremo il terzo componente, quindi un veneto, un toscano e un romagnolo, quindi una bella rappresentanza di una bella fetta d'Italia. Ok. Seconda prova, 6 minuti per rapportarti con i commensali, quindi per parlare con loro, che apparirà un menù, loro ti faranno 2 domande semplici, dopo le tue risposte ti faranno a ruota un'altra domanda che va a destinare all'inizio della terza prova, quindi in corsa, senza interromperci, senza interromperti. Partirei con la terza prova, che è l'apertura del servizio in aperitivo. Perché uno spumante, uno di spumante, quindi servizio in aperitivo. 5 minuti. Dopodiché, carta dei vini, 2 minuti per leggere. 2 minuti. Comunque il tempo te lo dico io, strada facendo. Va bene. Prego. Quando? Bocca al lupo. Posso iniziare? Quando vuoi. Ok, pronto. Allora, il campione numero 1 si dimostra all'esame visivo, brillante, di un colore giallo dorato, mediamente carico, con bollicine fini, numerose e persistenti. All'esame olfattivo il vino è pulito, complesso, elegante, fruttato, floreale, fragrante, con una nota tostata che emerge prima di tutte le altre note. Un vino complesso. All'esame gustativo, il vino entra secco, deciso, con una buona acidità e sapidità che vanno poi a esaltare quello che è il suo frutto, quei riconoscimenti che avevo sentito prima di mela. È un vino di medio corpo, un vino di buona intensità, persistenza, un vino che dove al naso è più timido si scopre più in bocca, un vino in cui l'acidità, la sapidità fanno poi allungare questo finale con questi ricordi agrumati e di frutta a polpa bianca fresca. Un vino armonico, un vino da 83-85 punti. Il secondo campione si dimostra all'esame visivo di colore giallo paglierino con intensi riflessi dorati. Anche qui le bollicine sono fini, con una buona spuma, numerose e persistenti. È dotato di una bellissima lucentezza, anche questo vino qui, brillante assolutamente. In questo al naso, un vino complesso, dotato di buona intensità, e questo campione qui, rispetto all'altro dove privilegiava il frutto, qui abbiamo più una scia legata a dei lieviti, ad un affinamento sui lieviti. Anche qui comunque sia dei vini molto eleganti, fini. Anche qui il vino è secco, abbastanza caldo, è abbastanza morbido in bocca. Un vino comunque sia dotato di grande acidità, buona sapidità, che contribuiscono sempre, io dico, a caratterizzare, a definire il suo frutto, a definire, a rafforzare poi i suoi profumi. Tutti
bellissima questa corrispondenza, ho fatto con questa scia tostata che in bocca è molto più esplosiva ancora che a naso. Questo è un vino rispetto all'altro pronto, che potrà portare avanti a sé questa sua notorietà per questa sua bella acidità, questa sua bella freschezza gustativa, che gli permettono però di essere apprezzato anche in questo momento. Questa freschezza gustativa che porta avanti questo bellissimo finale, elegante sempre fine. Un vino armonico, anche questo, 82-84 punti. Il terzo campione si dimostra invece giallo paglierino, con delle bollicine all'esame visivo, si dimostra giallo paglierino con delle bollicine fini, numerose, persistenti. Anche questo è un vino cristallino, brillante, dotato di una bellissima tonalità cromatica. Qui abbiamo dei profumi che sono più freschi, dove emerge la pera, la mela, spinti da questa anidride carbonica che li porta continuamente in superficie, per un bouquet che è giocato più sulla sua prontezza, meno complesso rispetto agli altri campioni. Comunque sia, anche questo qui è un vino molto elegante, un vino dove al naso, diciamo, abbiamo l'anidride carbonica, lo spinge per un frutto più definito, un frutto molto fresco, questi fiori bianchi, sempre sottofondo di agrumi, sempre molto fini. All'esame gustativo, qui si avverte un leggerissimo residuo tucarino boccato, sempre sostenuto dall'altra parte da una buona parte acido-sapida, che contribuiscono a rendere comunque sia questo vino un vino perfettamente bilanciato. Anche qui tutto un vino in cui ritorna il frutto, questa pera croccante, un frutto appena spaccato, un vino di medio corpo, un vino intenso, un po' meno persistente degli altri, comunque sia un vino molto fino, un vino armonico, che già dal colore mi faceva vedere che mi aspettavo dei profumi più freschi rispetto agli altri vini. Un vino dotato di una buona persistenza, molto bella questa parte in cui, nonostante sia leggermente più dosato degli altri, è sorretta da una grandissima energia gustativa, questa bellissima acidità, questa sapidità. Mi lascia in bocca questo ricordo di mela, di pera, di frutto fresco. Anche questo qui è un vino armonico, un vino da circa 84-86 punti. Fine. Il suo stato evolutivo adesso è maturo, un vino che va apprezzato perché deve essere così, in cui questa parte delle morbidezze è contrabbilanciata perfettamente dalle sue durezze e permette di essere apprezzato adesso, ma può portare questa sua maturità ancora un po' avanti a sé, data la sua bella acidità e vivacità gustativa. Ok, seconda prova. Hai due commensali, nei quali... Sì, ma scusa, questo lo lasciamo tutto lì? Lo tolgono i colleghi, tranquillo. Vieni pure, hai 7 minuti di prova per lasciarti con loro, rispondere alle domande e leggere il menù, ok? Prego. 10 minuti. 6 minuti. 6 minuti, ok. Buongiorno, sono il sommelier del finale. Sì. Prego. Tre vini venti, sfumati. Ok. Tartara di tonno con avocado e crudis di pomodoro e cumino. Delicate asparagi con quelli di scampi al basilico. Pizza d'estate con pomodori secchi e bottarda grattugiata. Portafoglio di pescatrice con fagiolo grasso e tartufo in crema di mela. Allora, nella tartara di tonno abbiamo un pesce che ha una grassezza considerevole, aromaticità e resistenza a gusto fruttivo. Nella vellutata di asparagi abbiamo invece la tendenza dolce data
dalla farina, la grassezza, l'aromatesità degli asparagi è la loro tendenza dolce. Basilico, erba aromatica, quindi una leggera tendenza amarognana e anche una buona persistenza. Pizza di sarde con pomodori secchi e bottarga grattugiata. Qui abbiamo la bottarga che influisce tantissimo sul piatto, così come il pomodoro secco, ma specialmente la bottarga per fare la protagonista. E intensità, persistenza gustativa che mi ricorda il vino, è morbido, così come col tonno. E gli asparagi che hanno una leggera tendenza marognola. Poi abbiamo un portafoglio di pescatrice con fegato grasso e tartufo in crema di mela. Mousse di pistacchi, anche qui il fegato grasso, la grassetta, intensità gustativa e una tendenza marognola. Mousse di pistacchi di Bronte su pan di Spagna, cioccolato e spuma al caffè. E qui abbiamo grassetta, aromaticità, i vini che percorrei per rimanere nel tema di prosecco. Nel menù sono i seguenti, giusti i piatti che non possono essere cambiati. Ok. Per i primi tre proporrei un prosecco, un extra dry, per il portafoglio di pescatrice con fegato grasso e tartufo in crema di mela proporrei invece un Gewürztraminer spumantizzato. E per la mousse di pistacchi di Bronte su pan di Spagna cioccolato e spuma al caffè, un Gartenzé versione dry. E vorrei spiegare brevemente il perché di questo abbinamento. Innanzitutto il prosecco, perché siamo nel territorio del prosecco, e cioè il prosecco è il prosecco brut per i primi tre piatti, perché siamo nel territorio del prosecco, il prosecco extra dry, scusate, perché siamo nel territorio del prosecco. E il leggero residuo zuccherino, la sua morbidezza, si abbinano bene a questi piatti, quindi se dobbiamo fare dei compromessi, la bottarga, l'intensità gustativa, quindi richiedono un vino morbido, un vino persistente. Prego. Vorremmo questo stesso menù, sì. Tre vini, sì. Senza vincoli, in abbinamento. Ok. Liberi. Sì. Tre vini liberi, tarta alla zucca con l'avocado, cubisti di pomodori al cumino, con gli schianti al basilico. Per i primi due piatti scelgo un Gewürztraminer lunare, cantina d'Arlano, un'annata 2007. Gewürztraminer alto atesino, di grande intensità, morbidezza e persistenza gustativa, che si abbinano a un vino come sia di acidità, di buona acidità, capace di sorreggere sia il tonno che piatto, comunque sia impegnativo, morbidezza, gli scampi al basilico, anche qui la tendenza marognola del basilico, la sua persistenza, e in questo stesso vino possiamo tranquillamente abbinare anche i pomodori secchi e la bottarga, con un buon abbinamento, portafoglio di pescatrice con fegato grasso e tartufo in crema di mela. Qui invece cerco un vino di maggior spessore, sempre un vino bianco, e spessore gustativo, azienda agricola, un vino si chiama Battar, è un blend di vino bianco e Chardonnay, un vino morbido di grande impatto gustativo che si abbina al fegato grasso e al tartufo in crema di mela. Per la mousse di pistacchi di Bronte, sul pan di Spagna al cioccolato e spuma al caffè. Scelgo un ricciotto di Soave per rimanere in zona, prodotto da Garganica. Grazie. Potremmo gentilmente avere un aperitivo? Certo. Grazie. Allora, oggi abbiamo una cuve storica dell'azienda agricola Carpe di Malvolti. È un prosecco di Conegliano Valdobbiadene di Vino Superiore. Questa è la zona storica del prosecco, i 15 comuni tra Conegliano e Valdobbiadene. Faccio due giri perché tutto non mi si sta. È una zona storica, 15 comuni,
Chiesone di Valmarino, Conegliano, Farra di Sorico, Pieve di Sorico, Refrotto, San Vendemiano, Sosegano. Questo è il territorio dove il prosecco è superiore, perché proprio il territorio verde è soprattutto superiore in questa zona. Adesso dal 2009 con il nuovo disciplinare, dove sono ammessi, dove sono 43 con una resa molto limitata, di 13 tonnellate ettaro, al confronto degli altri che sono 13,5, ha trovato diciamo il suo territorio di elezione nella zona di Cartizze, tra San Pietro Borbotto, Saccol, Santo Stefano, le terre dell'area di Valdobbiadene. Comunque sia, tutta questa zona, circa 5.000 ettari abitati, da cui si ricavano quasi 60 milioni di bottiglie di prosecco superiore. Il tappo è perfetto, voglio sempre prima lei che ho detto le bottiglie. Le porto il secchiere. Dobbiamo pensare che dai 106 ettari di Cartizze, un'area minuscola, si ricavano poco più di 1 milione di bottiglie che sono praticamente rubate a tutto il mondo. Per qualunque cosa sono a vostra disposizione. Ok, grazie mille. Allora, ultima prova, okay. Hai una correzione di una carta dei vini, hai 2 minuti di tempo. Ok, 2 minuti di tempo. Ok, prego. Prosecco superiore di OCG, uve storica, Carpenemo Alborti. Conegliano Valdobbiadene, prosecco superiore. Valdobbiadene, prosecco superiore di capo di Stato, quanto ne ha prosecco di OCG. Allora, Anino Franco, la denominazione non è Prosecco di OCG, ma è Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Prosecco dopo Treviso, ok. Prosecco di OCG millesimato, sovrelevato, manca l'anno, millesimato ma nell'anno manca. Valdobbiadene Superiore di Cartizze di OCG, va bene, etichetta fucsia. Fucsia Drusiano, forse non esiste etichetta fucsia. Prosecco superiore di OCG millesimato, le rive di ogni anno. Anche qui è sbagliato, manca il millesimo, millesimato, ma manca. E poi manca anche la denominazione, che non si può mettere solamente prosecco superiore. Conegliano Valdobbiadene prosecco superiore, così come i primi due. Ok, perfetto.